TG, buongiorno e benvenuti. Questa mattina ascoltavo un programma alla radio e si parlava di che cos'è che ci fa essere orgogliosi di essere italiani, che è una bella domanda di questi tempi, direi. Allora ha telefonato un ascoltatore e ha detto che lui è orgoglioso del nostro paesaggio, delle bellezze del nostro paese. Ecco appunto, che fine ha fatto il nostro paesaggio? Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E noi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. I personaggi e i fatti sono immaginari, ma autentica è la realtà che li produce. Così recitava la didascalia di questo film. Era Le mani sulla città, un film degli anni 60 del regista Francesco Rosi. Era una denuncia della violenta speculazione edilizia che invadeva l'Italia di quei tempi. Pensate che da allora ad oggi il 40% in più del territorio del nostro paese, che allora non era edificabile, adesso è stato cementificato. Di questo parliamo oggi, del paesaggio italiano, dei pericoli che lo minacciano. In Italia la Costituzione all'articolo 9 tutela il paesaggio, dice la Repubblica tutela il paesaggio, il patrimonio artistico della nazione. Abbiamo un cartello però che ci fa vedere qual è la condizione oggi del consumo medio annuo del nostro territorio. Possiamo vedere intanto subito questo cartello, eccolo qui, lo state vedendo. Il consumo medio annuo dal 1990 al 2005, siamo ora, l'ultimo dato disponibile, quello del 2005, 244.202 ettari di terreno. Questi sono gli ultimi dati disponibili, ne parleremo oggi con due ospiti, siamo collegati con Ilaria Buitoni Borletti che è la presidente del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, buongiorno signora. Buongiorno. E poi siamo, che è collegata con noi in diretta da Perugia, e poi siamo collegati con Torino dove c'è Carlo Petrini, presidente dello Slow Food, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Sentiamo insieme ai nostri ospiti che cosa vogliamo sapere oggi dai telespettatori di Fuori TG e ci colleghiamo dunque in diretta con la redazione internet. Giancarlo, buongiorno. Eccoci, allora la domanda è questa: il paesaggio italiano cambia volto, sempre più costruzioni, sempre meno terreno agricolo. È inevitabile? Tre le possibili risposte. Sì, l'aumento della popolazione impone di trovare sempre nuovi spazi. Seconda risposta, molte nuove costruzioni nascono per profitto e non per reale necessità. Ultima, una vita meno precaria per gli agricoltori favorirebbe la difesa del territorio. E molte sono state le opinioni espresse. Giuseppina dice bisogna recuperare le vecchie case. Gli rispondono Paolo e Andrea dicendo no, cosa state dicendo? Le case vecchie non si recuperano perché nel rispetto delle norme antisismiche bisogna sventrarle, allora è meglio buttarle giù e farne di nuove per via dei costi. E anche qui poi ci sono un sacco di norme. Silvia dice gente senza case e case senza gente che le abita, quante case vuote, quanto spreco, poi a furia di cementificare bastano due gocce d'acqua per allagare tutto. Infine Michele che dice la bellezza naturale non esisterà più, giro l'Italia da 11 anni e ho notato molti cambiamenti anche per quelle bruttissime pale eoliche che deturpano il paesaggio. Ci sentiamo dopo. Allora sì, parleremo dei cambiamenti del nostro territorio e cominciamo subito a farlo, cominciamo dai contadini, santo della volpe. Se qui diventa edificabile, noi perdiamo la titolarità di imprenditori agricoli. Praticamente chiudiamo l'attività, perché un'attività agricola, da che mondo è mondo, si fa in area agricola, non in aree diverse. Espulsi, mai più contadini. La famiglia Favaro, qui a Morgano presso Treviso da due secoli, dovrebbe andare via se passasse il progetto di edificare su questi terreni 93.000 metri quadrati di case e strade. Mai più contadini, né Carmelo né i suoi sei figli, che invece vogliono restare per coltivare il loro vivaio di piante autoctone, il loro bosco, i loro campi. Perché sarebbe altra terra rubata e coperta dal cemento. Siamo all'interno del Parco del Sile. E la cosa più strana è che proprio il Parco del Sile si fa promotore di una variante edificatoria. Un caso limite, ma purtroppo il cemento mangia la terra ovunque in Italia. Dal 1995 al 2005 nel bel paese sono stati coperti da cemento ed asfalto 3 milioni di ettari, come Lazio e Abruzzo messi insieme.
In Veneto poi la popolazione è cresciuta in 50 anni del 32%, ma la superficie urbanizzata è aumentata del 324%, togliendo campagna anche alle coltivazioni più preziose, come a Zero Branco, presso Treviso, dove tra il radicchio trevigiano, tutelato addirittura a livello mondiale, una ditta vuole ampliare la propria attività sino al trattamento di rifiuti speciali, anche se qui la falda fornisce di acqua persino Venezia. Ma qua chiunque poteva costruire come voleva, dove voleva, ai servizi, alla viabilità, alla convivenza, alla scuola, ai trasporti, alla sanità, ci penseremo dopo. Adesso è arrivato il dopo, ci troviamo troppo costruito e totale mancanza e inadeguatezza dei servizi. Ora siamo al dopo e si comincia a chiedere di cambiare mentalità finché si è in tempo. Perché, ad esempio, la provincia di Treviso ha calcolato che le aree urbanizzate con capannoni e case sono già sufficienti per lo sviluppo sino al 2040. Quindi qualsiasi altra cosa che si possa fare, dal fotovoltaico ai depositi per le biomasse, ha senso che siano fatti in questi posti. E allora, alla ex Filanda Motta, perché coprire di cemento la terra di fronte a questo gioiello, il paesaggio che da 200 anni almeno fa di questa campagna uno spettacolo naturale unico al mondo, solo per riempire un vuoto apparente con un cemento invece pesante? Per noi, quello che sta alle nostre spalle è un vuoto pieno di significati. Questo tipo di paesaggio rappresenta l'anima stessa di questa località. Ecco, un vuoto pieno di significati, diceva questo signore. Allora, cominciamo a capire quanto della superficie agricola ha cambiato aspetto. Abbiamo un altro cartello che riguarda esclusivamente la superficie agricola, praticamente un quinto. Vedete che il tempo considerato dal 1982 al 2007, ultimo dato disponibile anche in questo caso, ecco, un quinto di superficie agricola è stata utilizzata fino a questo momento. Quindi, adesso cominciamo a parlarne subito con la signora Buitoni Borletti. L'articolo 9 della Costituzione, abbiamo detto che tutela il paesaggio, sta però nella prima parte della nostra Costituzione, quella che si chiama principi. È rimasto un principio oppure c'è una tutela reale secondo lei? No, purtroppo è rimasto un principio molto spesso sbandierato ma mai applicato. Io credo che la situazione del nostro paese dal punto di vista dei servizi che abbiamo visto sia assolutamente drammatica e ci tengo sempre a dire che siamo l'unico paese in Europa in cui il paesaggio rappresenta una ricchezza culturale così fondamentale e che non ha affrontato questo problema in maniera sistemica. Nessuno si è mai posto da noi il problema di pensare a uno sviluppo che comprenda la tutela del nostro paesaggio e questo io lo ritengo gravissimo. Ecco, e questa tutela del paesaggio, che fino ad alcuni anni fa era soprattutto relativa alla tutela del paesaggio dalle nuove costruzioni, che erano nuovi edifici, nuovi interi quartieri, adesso si arricchisce di un nuovo capitolo, perché c'è il problema anche di dove collocare degli impianti che producano energie rinnovabili. C'era un accenno nel servizio precedente a questa questione, c'era un accenno di una persona che diceva: noi abbiamo capannoni a sufficienza da poter montare su questi capannoni anche i nostri impianti fotovoltaici. C'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Petrini, questa è l'altra questione. Sì, sta prendendo piede questo uso assolutamente improprio di conquistare migliaia di ettari per fare il fotovoltaico. Ettari agricoli, quindi determinanti per la nostra agricoltura. E questa iattura si aggiunge a quella del cemento, così che altro che tutela del paesaggio. Qui stiamo assistendo a una perdita del suolo agricolo in proporzioni massicce. Bisogna fermare questa logica. Aggiungo, e ha ragione quel contadino, abbiamo migliaia di ettari di capannoni nelle nostre periferie che sono assolutamente utilizzabili per mettere fotovoltaico sopra questi capannoni che sono già degli obbrobri. Ora, abbiamo detto che la Costituzione tutela il paesaggio, la competenza però legislativa è competenza regionale. Ci sono alcune regioni, per esempio la Toscana ha fatto una legge regionale per vietare gli impianti fotovoltaici a contatto diretto col terreno, vero Petrini? Sì, le regioni cominciano a muoversi
L'elemento di fondo è che in questo momento c'è una confusione di competenze, Stato, regioni, comuni, non parliamo poi delle deroghe che sono state attivate, dei condoni edilizi, che genera una sorta di anarchia e siamo quasi impotenti davanti a questa situazione di non regolamentazione. Perché il rischio bisogna, è la speculazione? Nel modo più assoluto, fermarci un attimo e stabilire una linea di condotta. Certamente bisogna fermare questo scempio. Allora, vediamo che cosa, abbiamo accennato alla questione della Toscana, vediamo che cosa succede in Piemonte col fotovoltaico. Santo della Volpe ancora. In Italia siamo riusciti a rendere anche una cosa, a mio parere, provvida, come quella di sostituire il consumo del petrolio, in una speculazione. L'architetto Strumia guarda sconsolato gli alberi di pannelli solari là dove prima cresceva il grano, perché qui sotto non ci possono passare i trattori, questo terreno non sarà più agricolo. È l'ennesimo business che ha trasformato il sogno positivo dell'energia pulita nell'ennesimo danno alla terra. Somma Riva Bosco, provincia di Cuneo. 2,5 ettari di pannelli solari realizzati, altri 5 impianti previsti. In pianura altre centinaia di ettari sottratti all'agricoltura per mettere pannelli solari a terra, offrendo ai contadini 4 volte il prezzo di affitto agricolo, pagandolo anche 5.400 euro l'ettaro. Questo perché con gli incentivi statali attuali il produttore di energia solare incassa sino a 3 volte il costo dell'energia usata. Parte così la speculazione con le multinazionali all'opera, arrivando addirittura a programmare di coprire intere colline, 40 ettari ad esempio di Bassa Langa, il prezioso terreno collinare di Montezemolo e Monesiglio. Noi siamo contrari perché si parla di un impianto a terra. Un impianto a terra significa consumo di suolo fertile o comunque libero. Eppure si può fare anche fotovoltaico compatibile, ad esempio alzando le torri dai pannelli oltre i 6,5 metri, regolando l'ombra, l'inclinazione, così il terreno sotto può essere coltivato. Accolgo il 98% perché passo praticamente sotto e faccio un prato stabile o grano, quello che voglio. Ma sono casi isolati. Purtroppo i pannelli solari sono diventati coltivazioni improprie. Il regolamento della Regione Piemonte, che prima aveva escluso da questi impianti i terreni di prima e seconda classe, oggi ne ha riammesso parzialmente l'uso. In Piemonte, secondo la Confagricoltura, ogni giorno vengono occupati e cementati 3,5 ettari di terreno coltivabile. Noi siamo favorevolissimi al solare, al fotovoltaico, però diciamo che bisogna nello stesso tempo anche salvaguardare i terreni, soprattutto i terreni fertili e i paesaggi, perché sono due risorse fondamentali per il turismo e ovviamente per l'alimentazione. E come si fa? Si può fare tranquillamente, il terreno che è già stato utilizzato, quindi capannoni, tetti di capannoni, tetti di abitazioni, quindi autostrade, piazzali, eccetera, eccetera, cioè tutto quello che è già stato in qualche modo compromesso con cemento o asfalto, si può partire da lì, quindi utilizzare già questo tipo di risorsa. Ha sentito i dati, Petrini, che snocciolava Santo della Volpe? È pericolosa questa corsa che c'è proprio ad occupare questi terreni? Cioè la speculazione che negli anni 60 era di un certo tipo adesso rischia di diventare di un altro tipo? Sì, è estremamente pericolosa perché l'elemento determinante è questo, che l'agricoltura è diventata una attività in grande sofferenza. Non c'è settore agricolo oggi in Italia che non sia in sofferenza. Nello stesso tempo la speculazione che viene realizzata con questi impianti, con la cementificazione sul terreno agricolo, rende la terra più cara. Cosa significa questo? Significa che un giovane che voglia fare contadino trova la terra carissima e nello stesso tempo, nel momento che si applica a lavorare in agricoltura, non guadagna a sufficienza. Un paese non può andare allo sbando in questo modo, un paese deve avere una strategia, deve comprendere che senza agricoltura perdiamo una serie di patrimoni della nostro savoir-faire, della nostra storia, che sono immensi. Eppure si continua a ragionare come, giustamente diceva prima la signora, il ragionamento del paesaggio non è inserito in una logica sistemica, ma anche il ragionamento del patrimonio alimentare non è inserito in una logica sistemica. L'importante è speculare, l'importante è guadagnare il più possibile senza pensare al futuro.
Allora, questa è la tendenza che bisogna contrastare. La terra cara, ma cara anche come luogo dell'anima, come luogo del cuore. Infatti il FAI ha promosso un censimento di cui ora abbiamo i risultati. Tutti gli italiani che volevano potevano indicare quelli che erano i loro luoghi del cuore, cioè quelli che, ai quali loro erano particolarmente legati e dei quali temevano l'abbandono. Vediamo quali sono i risultati di questo censimento nel servizio di Lara Nicola e poi ne parleremo. Gli eremiti ci hanno vissuto per secoli in queste celle inaccessibili, collegate da una rete idrica. A strapiombo su gole impervie e silenziose, il complesso degli eremi dell'abbazia di Santa Maria di Pulsano, in provincia di Foggia, si è piazzato al primo posto con 34.118 segnalazioni. È il luogo del cuore più amato dagli italiani, secondo l'ultimo censimento promosso dal Fondo per l'Ambiente Italiano, ideato per tutelare i monumenti storici e dimenticati del nostro paese. Realizzata nel 1859, la Casa dei Santi Bossi a Novara, seconda classificata, è un esempio di architettura civile dell'Ottocento, in totale stato di abbandono. La chiesa barocca di Santa Caterina a Lucca è un altro dei posti da ricordare e da difendere. Tuttora chiusa al pubblico, è arrivata in terza posizione nel censimento con più di 19.000 segnalazioni. E ancora una bellezza dimenticata del nostro paese, l'importante rovina della fortezza angioina di Lucera, sempre in Puglia. E un numero record di cittadini, ben 500.000, ha partecipato a questa quinta edizione dei Luoghi del Cuore, a testimonianza del crescente interesse per il patrimonio dell'Italia. Allora, il censimento adesso è finito, quindi possiamo chiedere a Ilaria Vuitoni Borletti qual è il suo luogo del cuore. Lei ce l'ha un monumento che vorrebbe tutelare? Io ne ho tantissimi e continuo a cambiare idea perché vedo sempre delle cose più belle che avrebbero bisogno di tutela. Abitando in Umbria ho voglia in questo momento di dire la valle del Tevere tra Perugia e Assisi, che andrebbe protetta perché è continuamente distrutta da un assalto insano di costruzioni senza nessun criterio. Però, come dico, la mia lista è ormai lunghissima di luoghi del cuore. Senta, ma da questo censimento che cosa avete capito degli italiani? Cioè, secondo lei, che cosa sono disposti a fare in concreto per tutelare il patrimonio? Guardi, il successo di questo censimento è stato straordinario e ci ha fatto capire che sta crescendo negli italiani la consapevolezza di proteggere e di tutelare il proprio patrimonio d'arte, di natura, il proprio paesaggio. E questo credo che le istituzioni debbano tenerne conto, perché se si continua su questa strada forsennata, che come giustamente ha detto Petrini, distrugge l'agricoltura, distrugge il paesaggio e distrugge quindi la nostra identità, io penso che a un certo punto saranno gli stessi cittadini a ricordare alle istituzioni l'articolo 9. Petrini, lei ce l'ha un luogo del cuore che difenderebbe più di ogni altro? Beh, questo nostro paese pieno di bellezze che tutto il mondo ci invidia e in qualche misura guardano anche in alcuni casi la sciatteria con la quale noi non le preserviamo. Io vengo da un territorio nel quale sono nato, che è la Langa Piemontese. Chiaro che il mio cuore batte lì, e vedere queste nostre colline pezzo per pezzo rovinate da villette, villaggi a schiera, e adesso parlo del fotovoltaico, per me è una ferita gravissima. Adesso è stata fatta la richiesta perché venga tutelata dall'UNESCO. Io spero che almeno questo serve a preservare quello che possiamo ancora salvare, perché ahimè non c'è una legislazione che tuteli veramente il paesaggio. Lo mettiamo nella Costituzione questo diritto, dopodiché siamo in piena anarchia. Sentiamo come hanno risposto i telespettatori di Fuori TG alla nostra redazione internet. Giancarlo Costinelli, allora. Ecco qui. Allora, soltanto il 2% ritiene che l'aumento della popolazione imponga di trovare sempre nuovi spazi. Ben il 71%
ritiene invece che molte nuove costruzioni nascono solo per profitto e non per reale necessità. Il 27% chiede una vita meno precaria per gli agricoltori perché si favorirebbe la difesa del territorio. Questi i nostri spettatori, come sempre, hanno le idee chiare. A te. Come sempre, grazie Giancarlo, noi ci vediamo lunedì. Il tempo a nostra posizione è finito, grazie ai nostri ospiti che sono stati in nostra compagnia, innanzitutto alla signora Presidente del FAI in collegamento da Perugia, Ilaria Buitoni Borletti, grazie. Poi grazie a Carlo Petrini che è stato in collegamento con noi da Torino, Presidente di Slow Food. Noi ci vediamo lunedì, sempre qui, stessa rete 12.25 su Rai 3. Arrivederci.